Ciao a tutti, benvenuti su un altro video di bodybuilding. Oggi parliamo di due bodybuilder che secondo me sono giovani, però potremmo vedere loro a Mr. Olympia e secondo me loro fanno grandi danni a alcuni bodybuilder a Mr. Olympia questo anno. Il primo bodybuilder è Quinton Evia. Su Instagram si chiama Quinton Beastwood e lui ha fatto un guest posing giusto questo weekend. Anche c'era Nick Walker, come vedete sul video. Lui e Nick Walker sono a fianco e lui non sembra piccolo in confronto a Nick Walker. Secondo me sembra anche più grande di Nick Walker. Non dimentichiamo che Nick Walker ha appena finito 4 settimane fa Arnold Classic e lui invece deve essere più in forma di Westwood. Però lui ha fatto vedere che lui è una forza che sta arrivando a Mr. Olympia. Che ne pensate di suo fisico? Perché secondo me, se i giudici adesso stanno piacendo questa tipologia di fisico con gente alti, con massa, eccetera, e bellinea, lui potrebbe fare tanto danni a Nick Walker anche a Mr. Olympia. Perché lui è giovane, forse ha 25 anni. Anche lui ha origini nigeriano, però è canadese, diciamo, mamma giamaicano, papà nigeriano, però lui è nato in Canada. Lui ha tante possibilità, secondo me, per diventare un campione un giorno e io credo che se lui questo anno si qualifica per Mr. Olympia, potrebbe fare danni a tanti altri bodybuilder. Che ne pensate di Winston Area? Allora, il secondo bodybuilder oggi è Good Vido. Se tu segui questo canale, tu lo sai che io parlo di questo bodybuilder perché a me piace molto. E questo anno, dopo l'anno scorso, quando è diventato pro, questo anno lui ha detto che lui vorrebbe gareggiare a Mr. Olympia. Quindi è molto probabile che vediamo Good Vido a Mr. Olympia. È l'unica cosa che mi fa pensare che magari non sarà possibile perché Good Vito, anche se abita in Brasile, lui è russo, quindi con questi casini che sta succedendo sul mondo politico, magari lui avrà problema con il visto, eccetera. Però magari per qualificarsi, secondo me lui riesce a fare qualche gara lì in Brasile o su altri paesi europei. Secondo me è più facile entrare, però a Mr. Olympia non lo so se lui riesce a entrare in America per fare Mr. Olympia. Però se lui riesce a fare Mr. Olympia questo anno, secondo me lui farà tanto danni e secondo me sua entrata a Mr. Olympia sarà più molto meglio di l'entrata di Michael Cruzo. Secondo me questo ragazzo ha tante possibilità, anche se lui deve migliorare suo addome e altri muscoli. Secondo me sono ancora immaturi perché lui ha solo 24 anni e lui secondo me se fra 2 anni lui sarà uno che ha la stessa strada come Nick Walker, anche se io credo che lui ha tante possibilità più di Nick Walker perché la sua linea secondo me è meglio di quello lì di Nick Walker. Ditemi la vostra di questi due bodybuilder. Sono terminati. Se non siete iscritti, iscrivetevi sul canale. Mi fa tanto piacere leggere i vostri commenti. Mi aiuta tanto a fare altri video come questo. Quindi mettete mi piace, commentate sotto cosa ne pensate di questi due bodybuilder. Sono terminati. Iscrivetevi sul canale. Let's go!